particolare di questa Santa Messa per Maria, Lello, Ignazio, Concetta, Geremia, Antonia, Lucia, Adele e Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, supplico la Beata e sempre Vergine Maria. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Antiochia dalla Giudea insegnavano i fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Andremo con gioia
Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Andremo con gioia alla casa del Signore. Rimani in me, porta molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Non è nuova l'immagine della vite e dell'agricoltore al Nuovo Testamento. È un'immagine già conosciuta nell'Antico Testamento, utilizzata dai profeti. In modo particolare cito il profeta Isaia, che parla della vigna del Signore. E la vigna del Signore è Israele, nella profezia di Isaia. È il popolo di Israele e Dio si prende cura del suo popolo come l'agricoltore. E oggi, iniziando a leggere il 15° capitolo del Vangelo di Giovanni, l'Evangelista riprende questa immagine della vite, dell'agricoltore, dei tralci che sono innestati nella vite.
Ci sembra quasi un rimprovero da parte di Dio, soprattutto quando si utilizza il termine potare, tagliare. In realtà il termine, la traduzione più fedele al testo greco è purificare, ed è diverso dal tagliare. Ma l'invito che Gesù ci fa è di restare in Lui. Mi immaginavo, leggendo questo Vangelo, che terminata la messa ognuno poi scappa alle proprie faccende, ai propri doveri. E abbiamo un po' questa vita frenetica. Ormai dal più giovane al più anziano tutto è programmato nella giornata. Devo fare questo, a quest'ora devo fare quest'altro. Mi diverto anche con i preti un po' più giovani di me, quando gli dico puoi venire a celebrare questa messa, loro con il telefonino vedono l'agenda. Noi siamo rimasti un po' all'agenda cartacea, no? Invece adesso tutto con il telefono. E ho dovuto imparare anche io, quando ho avuto con me Don Felice, più giovane, e quindi mi sono adeguato a questo, imparando questa agenda che è sul cellulare. Ma restate in me ed io in voi. Questo verbo che ci fa andare con la memoria subito ad un restare passivo, quasi a braccia conserte, stare in Dio, quindi chiuderci in Lui. Ma in realtà non è così. Restate in me perché possiate portare più frutto. Allora restare in Dio è quello che hanno fatto tutti i santi. Si sono fidati della parola del Signore. Restare con Lui significa ascoltare quella parola che è parola viva, che produce istantaneamente un effetto nella nostra esistenza. C'è stato anche Gesù che, prima di andare verso la croce, ha detto ai suoi discepoli: restate qui con me a pregare nell'orto degli ulivi. E poi si erano tutti quanti assopiti, addormentati. E Gesù che dice: non siete stati capaci di restare con me neanche un'ora. Oggi chiediamo alla Vergine Maria, alla Vergine Madre, di rimanere saldamente in estati alla vite, che è Dio stesso che ci vuole in comunione con Lui, ci vuole in una relazione personale con Lui attraverso il suo figlio Gesù. E dalla vite ai tralci, che cosa passa? La linfa vitale. Perché se i tralci devono portare frutto, e frutto buono, hanno bisogno di nutrirsi della linfa. E la linfa è la vita nuova che noi abbiamo dal Cristo risorto, il dono dello Spirito Santo. Chiediamo a Maria, che è ripiena dello Spirito Santo ed è ripiena di ogni grazia dal cielo, di poter gustare anche noi questo restare, questo rimanere in Lui, per portare molto frutto. Rimanere in Lui alcune volte significa anche
salire con Lui sulla croce. Ci sono delle situazioni della nostra vita che non riusciamo a spiegarci, dei momenti di sofferenza, di solitudine, dei momenti di difficoltà. E allora non ci spaventi questo di salire con Lui sulla croce, perché sappiamo che dopo la croce c'è sempre il gaudio della resurrezione. Ha detto Gesù in questi primi versetti del capitolo quindicesimo di Giovanni: in questo è glorificato il Padre mio, la nostra volontà, la nostra intenzione sia sempre quella di glorificare il Padre, cioè di fare la sua volontà, di stare nella sua volontà, di entrare dentro questa volontà. E qual è la volontà del Padre? Dice Gesù: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli, cioè seguire Gesù. Ci aiuti in questo, come dicevo, la Beata Vergine Maria, nel seguire Gesù senza paura, senza timore, con uno spirito sempre rinnovato, e a lei sempre ci rivolgiamo dicendogli: o clemente o pia. L'invito di Gesù è troppo consolante per essere lasciato cadere. Tutto diventa possibile quando la preghiera viene elevata come espressione di fede e di unione con Cristo, la vita vera, da cui proviene ogni linfa di grazia e di santità. Diciamo insieme: resta con noi, Signore. Perché all'interno della Chiesa ogni difficoltà sia superata nel rispetto e nella sincerità, attraverso un dialogo sereno e fiducioso con l'autorità. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Perché le questioni religiose non diventino mai motivo di divisione fra gli uomini, ma tutti si sentano fratelli sotto lo sguardo di un unico Dio e attesi ad un unico destino di gloria. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Perché i sacramenti, la preghiera e la pratica delle varie virtù non siano considerate come semplici mezzi per mettere a posto la coscienza, ma come aiuti per arrivare a ravvivare la nostra unione con Cristo e come risposta al suo amore. Preghiamo. Resta con noi. Perché sappiamo guardare alla Chiesa universale e alle Chiese locali con la forza e la gioia dell'autore del Salmo responsoriale. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Raccomandiamo alla bontà del Signore i nostri pastori defunti e tutti coloro che ci hanno fatto del bene, possano vivere con Lui nella gloria del Paradiso. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Noi ci abbandoniamo a Te, o Padre, padrone della vigna e dei tralci. Manifesta verso di noi il Tuo amore tenero e forte e mantienici vivi con la linfa della grazia, così che possiamo presentarti frutti di virtù per la Tua gloria e l'edificazione dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando l'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lode e gloria del Signore e del bene nostro. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Maria, Lello, Ignazio, Concetta, Geremia, Antonia, Lucia, Adele, Mangola, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Ruggero e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore nostro, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
dolce colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi manca. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. O Regina, nostra speciale protettrice, hai manifestato la potenza della tua materna protezione, soccorrendo nei loro bisogni quanti vicini e lontani sono ricorsi a te con fiducia. Esaudisci le nostre preghiere. Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato. Conserva nelle nostre famiglie la fede, la tranquillità, la pace, l'amore. Benedici il nostro mare, le nostre campagne. Non
ci abbandonare nell'ora della morte. Maria Santissima. Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita, per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata.